Esatto. Marco da Milano, c'è del vero? No, io condivido molto quello che diceva Massimo Giannini prima sul congelamento della politica e vado oltre e dico che in questi 60 giorni, 70 giorni è come se ci fosse il congelamento della realtà. Cioè sembra che non ci siano più sbarchi, sembra che non ci siano più incidenti sul lavoro, sembra che non ci sono più disoccupati, che non ci sono più anziani, che le città vanno bene. Tutto questo non è assolutamente vero. E i fatti lo dimostreranno presto. Il rischio politico. Di Maio corre un rischio enorme perché ha preso il 32%, ha preso 11 milioni di voti, doveva essere il nuovo, non ha una classe dirigente, non ha la forza politica di portare a casa il suo programma e se dovesse fallire questa operazione il Movimento 5 Stelle entrerebbe in grossa crisi. Ieri Di Battista ha detto che parte, ma già che c'era ha dato anche uno sberlotto al Presidente della Camera. Roberto Fico metta a posto la vicenda della corso, sì. Salvini è proprio scisso, per questo dicevo ieri era contro, oggi è a favore, ha voglia di andare al governo. Qui c'è un tema... Quando ci ricapita, questo è il governo del quando ci ricapita. Sallusti! E questo vale per Di Maio più che per Salvini, perché Salvini ha la sponda del centrodestra che vuole provare a...